Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati a un nuovo episodio dedicato EU4 con la Romania. Questo è uno dei tipici episodi in fase di late game che mi piacciono più di tutti, perché ho appena fatto passare tre tecnologie, sono avanti di 15 anni, questi 15 anni facciamo un development che, ragazzi, sarà una figata pazzesca. Scusate, sono emozionato. Ho appena mangiato. Adesso ritorno a parlare normalmente. E in più siamo anche in guerra contro i francesi e li stiamo devastando, poverini. Poverini un corno in realtà. Mi sto divertendo tantissimo. E volevo chiudere la guerra nello scorso episodio. In realtà poi mi sono accorto che sarebbe stato molto meglio fare le cose con calma e sangue freddo, come si suol dire, ma soprattutto calma e un po' di cognizione di causa in modo da cercare di dare più danno possibile ai francesi in modo da azzopparli in questa che è la mia lotta personale per arrivare a fine partita ed essere la prima nazione per development in assoluto senza nessuna, come si dice, senza nessun dubbio. E è un po' difficile perché comunque abbiamo una Francia che è una superpotenza coloniale che ha annesso la Castiglia dopo averla ridotta in uno stato di nazione, come si chiama? Personal Union. Anche noi abbiamo una Personal Union che potremmo integrare, ma io vorrei evitarlo. E quindi eccoci qua, insomma, eccoci qua. Togliamo la pausa, andiamo a vedere se possiamo fare dei nuovi stati. Sandomierz, questo me l'ero perso. Va bene, facciamolo. Questo me l'ero assolutamente perso. Tarnovo e Lublin, Romania e Romania. Ok. Poi andiamo a vedere il development, ma al momento rimaniamo fermi perché voglio portare poi a sud, ossia in Castiglia, tutto l'esercito, anzi lo faccio subito, perché ci sono pochissimi forti. C'è un forte a Burgos, un forte a León e un forte a Toledo. Punto. E poi la Francia casca come un sacco di patate. La Castiglia, Francia, diciamo. Ok, buono. Ma no, veramente buono. Allora, no e no. Avremmo bisogno di un diritto di passaggio da parte dei nostri cari amici aragonesi, che magari ci viene anche dato, sapete? Assolutamente sì. Possiamo passare attraverso Valencia, per la gloria de Dios. E va bene, abbiamo troppi di pro bla bla, Aragona, Military Access, Prussia, Boemia, Pomerania, Mamelucchi. E troppi? Ma dai. Ma non penso. Ok, iniziano ad arrivare i particolaristi, e particolarmente caldi, particolaristi, perché sono in 30.000. Li lasciamo agire, lasciamo che inizino a prendere controllo del territorio francese. In questo modo i problemi che i particolaristi daranno inizieranno un pochino a carburare. Lasciamo che passino 3-4 anni in modo che le loro richieste poi vengano esaudite. Che okay, intanto Burgos qui rischia veramente di cadere molto in fretta, non so cosa devo fare io. E per adesso non mi ricordo contro chi ero in guerra. La Borgogna può essere buttata fuori, immagino. Anche se in realtà. Sì, in realtà sì. Voglia. Non potremmo prendere niente se non magari. Facciamo Forced Allegiance, si può? No. War Reparation, nemmeno War Reparation. Neanche soldi. Buttiamoli fuori con la pace bianca, dai. Così non abbiamo problemi. Poi, tutte le altre sono nazioni coloniali francesi. Che ovviamente io. Non è che ho voglia e tempo di andarci, ma i mamelucchi che mi vanno a far fuori i particolaristi, ne vogliamo parlare? Portiamo a 4 la velocità, dai. Niente, grazie cari alleati che menate i rivali. Va bene, va bene, va bene. Adesso abbattiamo questi tre forti e poi praticamente abbiamo stravinto la guerra. Questa occupazione sta devastando la Francia. Questa occupazione, ragazzi, fatemi vedere se sto registrando perché ho sempre questo timore incredibile. Sì, questo conflitto sta devastando la Francia che ha perso completamente la supremazia, nonostante sia in metà dell'oro. Ora vedete che passando attraverso il Portogallo riusciamo anche ad arrivare a Leon facendo un wipeout su le poche truppe francesi rimaste. Quanti uomini hanno? 148.000. Sono tutti coloniali. Non vedo altra alternativa. Intanto un forte castigliano è caduto. Che significa per me che inizia il carpet sieging. Quello spinto. Dai, dai, forza.
Muy bien. Per essere così spagnoleggianti. Caceres, Badajoz, bellissimi posti, molto, molto selvatici. Questa terra bruciata, questi cavalli allo stato brado. Ho avuto il piacere di viaggiare in queste zone. Devo ammettere che sono molto evocative, anche se non c'è un cazzo. Ma sono belle da vedere. Ok, anche Leone è caduta e ora manca soltanto Toledo. Che cade ora? E cadendo Toledo, porompompom, porompompero, abbiamo, ragazzi, il controllo to quasi totale della Francia intesa come Francia Iberia. Decisioni influenzate. Prendiamo un po' di corruzione, pazienza. Niente, adesso il punto è uno. Avendo portato praticamente la Francia all'occupazione quasi totale, ci portiamo l'esercito in casa e aspettiamo che, come dire, che fermenti il gran casino prima di fare una pace. E fermentare significa abbiamo già un arrest dovuto all'aura exhaustion un po' alta, all'intolleranza. C'è arrest alto in tutta la nazione francese. E ora io suggerirei ai miei ragazzi di ritornare a casa. Beh, prendiamo le ultime province, in modo che la Francia non riesca più a draftare nulla, e poi via, tutti a casa appassionatamente, tornati nella vecchia Romania. Oh, mi ero dimenticato che avevo 38.000 a Venezia. Ok. Mi ero dimenticato assolutamente di questa cosa. Intanto guardate quanti punti militari stiamo spingendo. Perché punti militari col focus? Perché possiamo fare 1, 2 e 3. E così portiamo a 88 la Republican Tradition, che ci servirà relativamente presto, fra 5 anni, per rieleggere il principe Milos. Assolutamente. Leader Shock più 1 ed è già un 9. Lo facciamo diventare un bel 12. E quindi adesso anche i punti militari li abbiamo un po' sistemati, li useremo molto spesso per pompare la Republican Tradition, perché virtualmente da qui a fine partita io voglio dei sovrani 666 per fare il grande piano dello sviluppo verticale romeno, che è un po' è un po' il mio grande sogno, è la Romania, il paese che amo, e quindi cerchiamo di farcela. Dai, andiamo a vedere se possiamo fare delle manifatture. No, delle basiliche sì. E tra l'altro anche buone perché avendo fatto ora molto development anche amministrativo, possiamo fare basiliche che danno dei vantaggi economici in città che prima erano dei paesini del cavolo e adesso sono delle belle cittadine che prima avevano 4 punti di development, adesso ne hanno 15, magari 20, e quindi possono avere il loro duomo, la loro cattedrale. Va bene. Sarebbe bello poter spingere le ribellioni, ma purtroppo questo non si può fare e quindi niente, aspettiamo che i nostri alleati magari vadano anche nel nuovo mondo a menare. Intanto siamo un 58, aspettiamo che ci siano nuovi ribelli che spingano fortemente e quando poi arriveranno ho adesso 8 punti di arrest, 5, 7. Sta salendo la war exhaustion, sta salendo l'intolleranza. Mi stai dicendo che la Francia è una repubblica? Perché ho letto Republican Tradition. È un ducato. E allora perché mi dice che la Republican Tradition. Forse è un evento. La Repubblica intesa come Repubblica Francese, non lo so. Però. Non lo so. Procediamo, dai. Faccio un altro strength in government, portiamo a 92 la Republican Tradition. Vedete come adesso sale fortemente e sarà molto semplice rieleggere. No. Adesso non la tocco più perché fra 5 anni è praticamente quasi è 97, quindi non ha senso. Ok, potrei forse alzarla di 1, ma non ora. Allora, qui potrei prendere un contributo. No, non faccio niente di tutto questo perché il development mi viene scontato di 7,5, quindi adesso iniziamo a fare development.
Ok, separatisti svizzeri hanno attaccato la Francia, io però do l'ordine ai miei alleati di rimanere adesso defensive e spero veramente con tutto il mio cuore che i mamelucchi non rompano le palle perché in questo modo la Francia avrà grossi, 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 grossi problemi. E io avevo, se avessi un po' di spionaggio in più ora, gli aumento la corruzione. Se avessi un po' di spionaggio cercherei di spingere nuove ribellioni, ma non lo posso fare, quindi semplicemente attendo. E nell'attesa, sapete che cosa posso chiedere ai mamelucchi? Anche se è una cosa, secondo me, stupida, ma un po' per distrarli, chiedo ai mamelucchi di portare con le loro navi gli uomini in Nord America per assaltare i francesi anche nelle colonie. Perché no? Intanto qui abbiamo eserciti giganteschi che ho un po' splittato, ma va bene. Ok, ci sono anche dei nobili ribelli. Intanto i russi, ragazzi, hanno il 94% di spionaggio. Gli andiamo a sabotare la reputazione, a corrompere gli ufficiali. Adesso stiamo contando quanti uomini ribelli, circa 89.000 ribelli in Francia contro 0 uomini che possono contrastare queste ribellioni. Allora, attenzione perché sembra che i mamelucchi vadano a contrastarli, faccio la pace adesso, allora. Fermi tutti. Avrei bisogno però di un advisor admin, magari del clero. Niente, facciamo questa benedetta pace con la Francia. Possono rilasciare veramente tanta roba. E. Ah, ma guardate! Hanno anche tutta la. Che belli i mamelucchi che stanno attaccando la Francia in Africa. No, la voglio chiudere questo conflitto. Voglio chiudere questo conflitto. Vediamo se riusciamo a fare il release della Navarra. No, perché la Navarra non li taglia abbastanza. C'è una provincia. León nemmeno. La Galizia. No. Ok, se spezziamo con la Gascogna, questi non riescono più ad arrivare in Spagna. E questo per loro è un problema grosso. E poi li umiliamo. E mancano ancora due punticini. No, allora a questo punto aspettiamo perché l'umiliazione della Gascogna penso che sia la cosa migliore da fare. Ah, i mamelucchi escono dalla guerra. Questo mi fa piacere perché quindi i ribelli rimangono. Purtroppo la Boemia si va a suicidare contro particolaristi che adesso sono molto forti. Ok, provo di nuovo a fare questa, la stessa pace. Sì, umiliazione e rilascio della Gascogna funzionano. E forse anche un paio di soldini. No. Mi interessa relativamente poco, togliamo la pausa. Arriviamo a 86 con la Power Projection. La Gascogna spezza la Francia e Liberia in due, nel momento in cui la Francia a nord ha 150.000 ribelli e Liberia a sud presto ne avrà. Presto ne avrà e non c'è neanche un esercito e quindi voglio proprio vedere che cosa succede, ma mi godrò questo momento in un angolino. Intanto prendo un advisor che migliori la produzione. 1, 2, 3. Ah, scusate, 4 in realtà. E sugli eserciti più grandi voglio andare a dare un drill in modo che salgano. E questo è quanto per adesso. La Francia non ci considera più come rivali, ma guarda un po'. E adesso siamo al primo posto a livello di punti development netti. Ma sono sempre al secondo posto a livello di punti development overseas. Quindi attenzione, attenzione, insomma. Ok, qui ci sta un altro leader, vediamo un po'. Abbiamo per adesso in allenamento lo Astea de Timis, ok, e lo Astea de Albenga. Albenga. E invece il First Army, che non so dove cazzo sia, lo mettiamo qua, dov'è il First Army? Ah sì, sono questi 38 praticamente a Venezia. Va bene, allora, la Second Fleet adesso mi fa Protect Trade a Ragusa. E tanti saluti. E noi andiamo avanti con le nostre costruzioni. Prima però andiamo a vedere se posso aiutare i Burger. In realtà no.
potrei dare loro più influenza e questo porta il development cost a un bel meno 10%. Yes. L'icona di San Michele la togliamo, mettiamo l'icona del Cristo Pantocrator, costruzione meno 10, development meno 10. E voglio vedere se ho ancora qualcosa che posso utilizzare, magari come policy, per scontare ancora di più il development. Agriculture Cultivation, un altro meno 10%. National Tax più 10, questo che cosa ci dà? 10 ducati, in pratica lo teniamo. Stiamo perdendo 2 punti amministrativi per turno e questo è il motivo per cui dovremmo spingere verso il 5. Togliamo la pausa, però adesso se... Merda, il nostro leader greedy. Se io vado a vedere il development, il costo, vedete che abbiamo praticamente... Una roba pazzesca. Meno 10, meno 15, meno 35, 45, 55, 65, 70, meno 75% di development. Qui poi abbiamo un più 35 per le montagne, ma meno 75 è qualcosa di spettacolare. Spettacolare. E adesso guarda, i burger guadagnano ancora di più. Va bene, togliamo la pausa. Rimetti, cioè, mettiamo in pausa. Andiamo sul development, dove costa meno. Lublin. Portiamo queste città a 15. Facciamo 7, 14, 21. E poi si girano di nuovo. Ok, credo di dover fare development militare perché è quello che mi... È quello che più di tutti posso fare. E poi quando sono più o meno pari... Ok, avendo fatto adesso il development militare su tante città, andiamo a vedere invece le città che costano poco ma hanno buone risorse, ad esempio l'Oltenia, e questa la potenzio al massimo, a 30 tipo. Non il massimo, poi Birlad a 30 anche questa, finché si può. Poi vediamo che cosa c'è. Tighina. Ok, possiamo fare ancora un po' di admin e ci siamo. Perfetto, abbiamo ragazzi fatto un'altra tornata di sviluppo spettacolare che ci porta, eravamo a 1990 e 1900... Siamo ancora a 1990. Ragazzi, Lublin adesso produce il carbone. Non mi pare vero. Non mi pare vero perché questo mi permette di costruire una fornace fra un turno, perché la fornace aumenterà la produttività di tutto il mondo, di tutta la Romania del 5%. Ed è arrivato il carbone facendo development, portando 21 Lublino. Un'altra cosa che voglio guardare, che è importante, sono le culture, perché ci sono culture che devono essere ancora convertite. Quelle austriache sono un tema a parte, perché le voglio convertire, ma per il LOL. Ok, no, abbiamo tutte le culture fanno parte del nostro gruppo, bene. Non ci sono culture che sono aliene, sì, perché queste polacche le abbiamo convertite, l'Albania le abbiamo convertita, Costantinopoli è convertita, va benissimo. Ok, procediamo allora con... Costruzioni. Ovunque, insomma. Perfetto. Perfetto. Abbiamo nuovi leader? No. Siamo già a 133 military power. Penso di poter fare a meno di questo boost incredibile, lo portiamo all'amministrativa. Wow. Portiamo il boost ai punti amministrativi. Sono curioso di vedere come va la Francia. Guarda un po'. Guarda un po'. Purtroppo la Castiglia non sta spingendo a dovere, ma invece nel nord della Francia le ribellioni stanno andando veramente a gonfie vele e la Gascogna, ragazzi, è gigante. È una nazione che ci adora, tra l'altro è una repubblica. Perché noi siamo Repubblica, quindi liberiamo delle repubbliche.
E, è fantastico, sarebbe addirittura alleabile. Togliamo il diritto di passaggio agli amici aragonesi, così risparmiamo qualche punto. E adesso quanto stiamo facendo? Allora, con il leader un 9 e con gli advisor un 32. Poh, in totale con gli advisor 32. Non male. Non male davvero. A questo punto torno a fare una piccola tornata di development, sempre allo stesso modo, costo basso. Il dev militare è quello che ne beneficia più di tutti, per ovvie ragioni. E dirne è un dev militare basso, ma questo lo alziamo. E poi invece su quelli che producono beni buoni mette anche quello produttivo e amministrativo. Ad esempio Sofia sarebbe perfetta per fare development e lo facciamo, portiamo 22. Amici e amiche, il tempo è scaduto in questo episodio, voglio chiudere il mese, we are in the money, voglio chiudere il mese per vedere a quanto sono arrivato in development. Intanto andiamo a dare un 5 al nostro advisor, anche se costa tantissimo. Chiudiamo che abbiamo finalmente superato i 2100 punti, 2128, con una Francia che con le colonie arriva a 2008, dobbiamo superarla, ma una Francia che adesso a 1869 sta retrocedendo. È plausibile, è possibile che la Gran Bretagna diventi la seconda potenza mondiale. Pensate che la Gran Bretagna era in personal union con i russi e adesso i russi si stanno facendo mangiare da Mongolia, Corea e Prussia. Tutto grazie alla nostra potenza immobile. La Romania non si espande, rimane ferma, ma con un colpo ben assestato fa tremare il mondo. Questa è la bellezza di questa partita e vi ringrazio per averla seguita fino a qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.